Scominata dalla squadra mobile di Pistoia al termine di una complessa e articolata attività investigativa, la cosiddetta banda delle grondaie che negli ultimi mesi ha imperversato nel centro di Pistoia e nelle frazioni limitrofe mettendo a segno vari furti di rame. Il giudice del tribunale di Pistoia, su richiesta del procuratore Giuseppe Grieco, ha infatti disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora a Pistoia con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 20 alle ore 7 per un italiano di 39 anni residente a Pistoia e per un 64enne marocchino sempre residente a Pistoia. L'indagine ha avuto inizio nel mese di febbraio del 2018 e si è protratta per alcuni mesi attraverso vari servizi di intercettazioni telefoniche e ambientali, appostamenti e pedinamenti che hanno consentito di ricostruire 5 diversi episodi di furti di grondaie in rame avvenuti nei mesi di febbraio e marzo 2018 nel centro storico di Pistoia e frazioni vicine. Sempre nell'ambito della stessa attività investigativa, l'11 marzo 2018 furono arrestati in flagranza di reato 2 italiani quarantenni, entrambi residenti a Pistoia. Il rame rubato veniva poi rivenduto sul mercato clandestino dal cittadino marocchino destinatario di obbligo di dimora.